proposito. Spostati. Fallo passare. È stato cattivo. Gli daranno sicuramente una punizione. Mi dispiace, sorelle, vi prego, non fatemi sollevare quei terribili macigni. E per favore, non fatemi pulire quei luridi gabinetti. Diventerò un bravo bambino, ve lo prometto. Avete visto, sorelle? Vi ha fatto le sue scuse. Vi prego, datemi un'altra possibilità. Voglio solo assistere alle lezioni e proseguire gli studi. Così mi farò una cultura e diventerò prete. Sentito? Avete sentito? Il prete! Il prete! È come una suora con la giacca, lui è un ragazzo suora! Vuole diventare un ragazzo suora! State bene a sentire quello che vi dico. Bisogna essere veramente un grand'uomo per riconoscere i propri sbagli, e questo è veramente un grand'uomo. Quindi, giunti a questo punto, sia io che l'illustre organismo da me rappresentato, diciamo che il nostro Junior non deve essere rimosso da questo orfanotrofio. Rimosso, ha detto. Che cosa vorrebbe dire rimosso? Oh, non devi preoccuparti. Vedi, queste brave suore avevano pensato che forse ti saresti trovato meglio fuori dall'orfanotrofio. Che cosa hai da ridere? Rido di lei, testa di cazzo. Visto è il demonio! Stai dicendo forse che preferiresti abbandonare questo luogo accogliente? Mio Dio, finalmente hai capito! Voglio andar via di qui! Lo vede, dottor Peabody? È un ragazzo incorreggibile! Cosa sono io? Vuoi smetterla di usare paroloni? Ah, sentite, può darsi... Può darsi che il ragazzo stia cercando di dire che... Può darsi che se scuotessi le spalle e muovessi le mani così, magari la gente penserebbe che so bene quello che dico. È evidente che il ragazzo è uno squilibrato. Io comunque l'ho sempre saputo. Stavo solo facendo l'avvocato del diavolo. Il diavolo, sì. Quindi, giunti a questo punto, a nome mio e dell'organismo che rappresento, questo ragazzo sarà di sicuro rimosso dall'orfanotrofio il più presto possibile. Allora si dia da fare una buona volta, non voglio invecchiare qui.